Cari amici di Tecnotour, sono in Edson P1i. In 124 grammi sono raccolte moltissime funzionalità per un ottimo smartphone. Interessante soprattutto è, come abbiamo detto in precedenza, il suo design, perché il telefono è veramente piccolo e non pesa per niente e raccoglie molte funzionalità. Innanzitutto diciamo che si tratta di un smartphone Tribeno MTS 3G, sistema operativo Symbian, è dotato di una memoria interna del telefono di 160 MB, espandibili con memory stick micro che si mette in questa zona fino a 4 giga, quindi abbiamo a disposizione molte memoria. E abbiamo un display frontale che da 240x320 pixel, e internet con web browser Opera e possibilità di visualizzazione di feed RSS, quindi per poter essere informati su ciò che non interessa. Per quanto riguarda la connettività, e qui possiamo accedere direttamente dalla parte frontale, è completo Bluetooth, infrarossi, USB e Wi-Fi, e la configurazione guidata Wi-Fi è anche molto veloce e semplice. Andiamo a vedere il menu che si può, qui si possono salvare alcune icone fondamentali tipo come abbiamo fatto nel pannello di controllo, messaggi, telefono, agenda e rubrica. Poi si può espandere il nostro menu con le nostre varie funzionalità scelte da noi, e per esempio andiamo a vedere fotocamera, visto che tu dà una fotocamera da 3.2 megapixel con autofocus. Qui possiamo andare a toccare la luminosità e qui lo zoom. E la cosa strana è appunto che la luminosità, se prendiamo l'inquadratura, si può modificare con lo scroll laterale, mentre invece lo zoom, che è una componente secondo me abbastanza importante nel fare una foto, si modifica con il pennino. Andiamo a fare una foto, come esempio, con il tasto nella parte superiore. Qualità ottima. Qui si può accedere, innanzitutto qui si vedono tutte le foto fatte, si possono selezionare e girare le foto fatte. Poi si può zoomare sulla foto per ingrandirla, quindi con le varie percentuali. Poi qui accediamo a un altro menu dove poter andare a toccare la foto, quindi a modificare la sua visualizzazione, ruotandola, diminuendo o aumentando lo zoom, oppure inviandola come, e qui ci sono varie possibilità, come via Bluetooth, MMS, infrarossi. Questa zona per andare a ritoccare o a visualizzare parti per singole della foto. Altre funzionalità interessanti di questo telefono: qui abbiamo il tipico menu principale, pannello di controllo, telefono, agenda, contatti, multimedia, intrattenimento, office dove poter visualizzare documenti PDF, strumenti per andare a modificare le varie impostazioni. Interessante sono l'aspetto dello svago multimedia di questo gioco, dove abbiamo dei giochi interessanti, intrattenimento. Qui vediamo possibilità di radio FM con RDS, video, music DJ dove andare a modificare, a toccare foto, suoni e suoni non foto. Qui tra i vari giochi abbiamo ad esempio questo qui, il golf in 3D, un media player, mega bass, stereo Bluetooth, quindi anche con gli auricolari, e supporto di toni musicali come formati MP3, ACC e anche track ID, quindi la possibilità di riconoscere un brano musicale da un piccolo spezzone. Registratore, quindi possibilità di registrare voci e andare anche a modificarle. Qui ritorniamo nel menu principale. Altra cosa importante da dire è la possibilità di fare delle foto su dei biglietti da visita, scannerizzarli e automaticamente salvarli come contatti all'interno della stessa rubrica. Altra cosa molto importante è lo streaming video, ovvero vedere video in tempo reale, video fatti, ripresi, senza doverli appunto memorizzare prima.
interessante questo smartphone con tutte queste funzionalità in, una, in un corpo molto piccolo. Sony Ericsson P1i.